Sabato scorso sono stata ospite presso la sezione torinese del Partito Comunista dei Lavoratori eh, su invito del collettivo marxista rivoluzionario per parlare di linguaggio inclusivo. Sono stata molto contenta dell'invito ed ero ancora più contenta dell'esito della serata perché c'era stato un bel dialogo, una bella atmosfera di partecipazione. Poi oggi mi hanno mandato questo comunicato in cui si parla di polemica pubblica relativa alle mie posizioni. Dov'è questa polemica? Mi piacerebbe essere avvisata se sono al centro di polemiche pubbliche, cosa che non mi risultava fino a questo momento. Naturalmente si tratta delle mie posizioni in merito a patriarcato, femminicidio, questioni di genere, le quali vengono definite obiettivamente reazionarie da parte del partito che ci tiene quindi a dissociarsi dalla mia figura. Dunque, ho una serie di cose da dire su questa dichiarazione che mi limiterò a definire grottesca. Intanto, io sono stata invitata a parlare di linguaggio inclusivo e di questo ho parlato, nient'altro. Sono quindi stata invitata in qualità di esperta del tema, le cui opinioni su altre questioni non dovrebbero avere alcuna rilevanza e che infatti non inficiano nelle mie argomentazioni, né la mia capacità di dialogare col prossimo, come chiunque rappresenta sabato può confermare. Quindi, la necessità del partito di prendere le distanze da me può essere vista solo come un atto di codardia, dettato dal timore di essere etichettati come poco inclusivi. E veniamo al secondo punto che vorrei rilevare, che riguarda proprio questa mia presunta scarsa inclusività, ritenuta così grave da essere definita reazionaria. Forse per qualcuno non sembrerà, ma per me questo è un gravissimo insulto, scritto con leggerezza e protervia da gente che evidentemente non si è degnata di andare oltre il titolo del mio libro o di qualche mio video. Non c'è niente di reazionario in nulla di ciò che io sostengo, ma questo naturalmente a patto di dare alle parole il significato che hanno, perché reazionario, a casa mia e nel dizionario di italiano, vuol dire ostile a qualsiasi tendenza progressista e innovatrice e favorevole al ripristino di uno status quo precedente. Non vuol dire non favorevole al linguaggio inclusivo. Il Partito Comunista dei lavoratori farebbe bene a scegliere con cautela le parole e a guardarsi dall'offendere pubblicamente qualcuno che è andato gratuitamente a fare divulgazione scientifica, riempiendo la sezione e rendendo possibile una serata di vera politica. E vengo qui al terzo punto la politica. Bollare come reazionario qualcuno che ha un'opinione diversa dalla tua significa negargli a priori lo spazio di discussione. L'etichetta serve proprio a identificare la persona con cui non bisogna mischiarsi, la persona che sta dalla parte opposta alla nostra, con la quale non c'è possibilità di dialogo. Solo che in questo caso, oltre a essere antidemocratici, avete pure preso un granchio, perché io sto dalla stessa parte vostra e ce ne vuole di miopia o di disonestà intellettuale per non vederlo. O davvero pensate che solo perché non mi dichiaro femminista io voglio le donne in cucina? Che, che se non uso lo schwa sono transfobica? Perché se veramente pensate questo, la vostra comprensione del mondo sarà per sempre fallace e continuerete a prendervela con i nemici sbagliati, portando avanti battaglie che vi alienano il popolo. E voi vorreste insegnare il comunismo a me? Ci tengo a ringraziare ancora una volta i ragazzi del collettivo e tutte le persone che sono venute alla serata, alcune delle quali probabilmente giunte lì col pregiudizio che io fossi appunto una violenta fascista, pregiudizio che sono certa di aver dissipato in coloro che hanno voluto degnarsi di provare ad ascoltarmi. Il mio lavoro continuerà a essere un lavoro culturale orientato a sinistra, ma che non ha l'obiettivo di sentirsi più duro e puro degli altri. A me dell'etichetta di brava comunista, non importa proprio un cazzo se il comunismo per voi è questo. Sono molto più felice di avere un pubblico eterogeneo, composto da persone provenienti da aree politiche diverse, perché se è per parlare con qualcuno che la pensa già come me, parlo direttamente al muro. Grazie a chi ha sufficiente apertura mentale per non ragionare tramite stupide etichette.